Chiara Ragnini, come sta andando il fundraising? Allora, sta andando molto bene, è un progetto appunto impegnativo, come ci dicevamo dietro le quinte, perché prevede naturalmente tutta una fase di preparazione di questo progetto, quindi decidere intanto come impostarlo e come comunicarlo alle persone che potrebbero essere interessate, ma anche a quelle che ancora non mi conoscono musicalmente. In sostanza è una strada che si sceglie, che ho scelto in questo caso, per finanziare il nuovo album che si chiama La Differenza, uscirà in primavera, ad aprile. E è una sorta di viaggio che si fa insieme sia appunto chi mi ascolta da tempo, chi mi segue, ma anche appunto chi ancora non mi conosce, per costruire insieme il disco e farlo anche dal punto di vista economico, perché le spese naturalmente sono tante, e quindi è una sorta di prevendita di quello che poi sarà il prodotto finale, il disco, che è in lavorazione proprio in queste settimane in studio. Siamo all'Etir Studio di Imperia con Giovanni Nebbia, che è sound engineering di fiducia qua in Liguria, uno dei migliori che abbiamo, e per cui è un viaggio fatto insieme collettivo. C'è da dire che questo tipo di approccio è stato, diciamo, introdotto in Italia grazie a una piattaforma che si chiama MusicRaiser, che è quella che sto utilizzando e cui mi sono affidata io, e già tanti artisti hanno scelto anche questa strada per finanziare i loro progetti, i loro album in uscita, tra cui anche Zibba, Giua, lo Stato Sociale, tantissimi, e all'estero addirittura Neil Young è stato uno di quelli che si è buttato in queste avventure qua, riscuotendo particolare successo. È insomma notizia di poche ore che la quota che mi ero prestabilita è già stata Che superata. quota era? La quota era 3.000 euro, volta a coprire parte delle numerose spese che ci sono dietro alla realizzazione di un progetto come un album. Quindi io sono veramente contentissima perché la cosa è partita da una decina di giorni, ma direi che adesso sta andando molto bene. La campagna si concluderà il 30 di gennaio, quindi c'è ancora tempo, questa soglia è superata, ma insomma più diciamo ricompense verranno acquistate, e meglio sarà. Questo album è legato al territorio come anche altri tuoi brani precedenti? Allora, sarà, dunque, è legato al territorio indubbiamente, perché io ormai è dal 2009 che abito qui a Linguaglietta, ed è un posto meraviglioso, ed è ovviamente un luogo di grande ispirazione. La tranquillità che si percepisce è una tranquillità produttiva che stimola molto la creatività. Le canzoni sono canzoni che saranno 10 canzoni intanto, tutte inedite, racconteranno sia dell'amore, della sfera dei sentimenti, che dell'amicizia, ci sarà anche in parte il tema del viaggio, ma questo è già stato affrontato poi nel disco precedente, quindi non mi sono dilungata troppo su questo argomento. Affronterò anche il tema della violenza sulle donne, questo in maniera molto delicata, naturalmente con il primo singolo, che è Un colpo di pistola, che uscirà il 5 di marzo. Come dire, ecco, tra le foglie il singolo che è uscito l'ottobre scorso era un singolo proprio mirato, dedicato col cuore a questo borgo, è uno dei 5 borghi più belli d'Italia che abbiamo qui nella provincia di Imperia. Il disco si distaccherà un pochino da queste tematiche, però appunto indubbiamente l'ispirazione qua c'è, di casa, e continuerà ad essere così.